Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi nuovo appuntamento con tattiche e istruzioni e stavolta è il turno del 4-2-2-2, o meglio 4-3-2, visto che ogni tanto ci si impapina con tutti questi due. Molto banalmente una formazione che secondo me sta riprendendo tanto quota anche a livello competitivo, è molto utilizzata all'interno della scena spagnola e proprio dalla scena spagnola che me la sono andata un po' a studiacchiare, ho preso le tattiche, le ho provate, ci ho messo qualche cosa di mio che come al solito sapete il tocco del Riberoschi ci vuole e ho detto portiamole ai ragazzi che magari c'è qualcuno a cui piace particolarmente questo modulo e vuole provare le tattiche. Quindi mettetevi comodi e andiamo subito dentro. Eccoci all'interno della schermata delle tattiche e come potete vedere la formazione è proprio il 4-2-2 schierato in maniera classica. Quindi abbiamo i due mediani davanti alla difesa, i due COS e COD che non sono né degli esterni né dei trequartisti ma sono una via di mezzo, schierati appunto a ridosso delle due punte e poi abbiamo i due attaccanti centrali. Rapido come al solito check su quelli che sono le caratteristiche migliori da andare ad adottare ruolo per ruolo in una squadra di questo tipo. Allora, chiaramente i nostri difensori centrali, l'abbiamo imparato a capire, devono essere rapidi, alti, fisici per evitare che gli attaccanti avversari si infinocchino alle spalle e ci saltino con troppa facilità. Poi abbiamo i due terzini che al solito devono essere anche qua due giocatori veloci, magari se con piedi buoni meglio, ma la cosa fondamentale è devono avere un bel body type per quanto riguarda la fase difensiva, motivo per il quale io per esempio, sapete, nella mia squadra, ora sono sul secondario, preferisco Walker a Cancelo. Cancelo bravo, il football con la F non me ne voglia Dani, ma Walker è bello ciccioludo e sposta tutti quanti, quindi questo per quanto riguarda i terzini. Per quanto riguarda invece i due mediani davanti alla difesa, qua già possiamo iniziarla a ragionare, perché è fondamentale che uno dei due centrocampisti sia difensivo, puramente difensivo o misto, però diciamo la sua predisposizione naturale deve essere la difesa. Quindi esempio un Kanté, un Phillips, un Yaya Touré se vogliamo andare più alti, uno Zakaria, un Zambo Anguissa, quindi giocatori di questo tipo, che sì. Un mediano puro, un tranciagambe, un recupera palloni. Fisico, meglio se abbia pure lui piedi buoni, ma la sua dote deve essere quella di andare a rompere le scatole in fase di recupero palla. Di fianco a lui ci possiamo andare a mettere o un giocatore box to box, quindi completo, che faccia bene entrambe le fasi, come in questo caso Barella, De Jong, De Bruyne, eccetera, oppure un giocatore anche leggermente più offensivo con meno propensione difensiva, alias per esempio un Paquetá, che però se siete bravi a difendere manualmente il suo lo va a fare uguale, anche se magari è meno automatico rispetto ad altri. Quindi questo per quanto riguarda la mediana. Per quanto riguarda invece i due COD COS, dobbiamo andare ad avere due giocatori veloci, dotati di un buon passaggio per rifinire le punte, ottimo speed boost, quindi devono avere anche un certo tipo di body type e soprattutto la cosa che sarebbe proprio top, almeno 4-5 di skill, perché sapete che con il 5 di skill si sblocca il famigerato suola più scoop turn che vi permette di potervi girare con rapidità e poter servire poi gli attaccanti che tagliano verso il centro. Sul piede debole qua possiamo anche soprassedere. Per quanto riguarda invece i due attaccanti, quindi le nostre due punte centrali, devono essere, anche qua possiamo un attimo ragionare, o un giocatore un po' più fisico ma veloce e uno un po' più agilino che si butta all'interno dell'area di rigore con il quale scambiare e giochicchiare nello stretto, oppure due giocatori fisici alla Haaland, alla Ronaldo, eccetera. Non due giocatori agilini, perché sapete che quest'anno i due giocatori agilini non funzionano. Quindi va bene se vogliamo adattare un Muriel vicino magari ad un Ronaldo, ad un Haaland, ad un Aubameyang, ad un Havertz, giocatori di questo tipo, ma mai pensare di fare quest'anno un attacco del tipo Belleder e Muriel, perché ci prendete gli schiaffi con i difensori che sono giganti, i vari Van Dijk, Lucio, eccetera, eccetera.
Quindi questo per quanto riguarda la composizione degli uomini all'interno della nostra squadra. Per quanto riguarda invece le tattiche, io li schiero così. Ovvero, in difesa, stile classico equilibrato, perché non voglio minimamente distrazioni della CPU, perché con il pressing se vengono a creare dei buchi che assolutamente non sono richiesti. Sull'ampiezza utilizzo 45 per evitare che i giocatori siano troppo larghi, perché con una squadra come questa qua, diciamo che il campo è coperto abbastanza bene, quindi non ho bisogno di andare ad allargare io in maniera artificiosa la squadra, perché si andrebbero a creare solamente delle spaccature. Per quanto riguarda invece la profondità, utilizzo 90. E qui non vi dovete spaventare, io ve lo ripeto sempre, perché 90 non vuol dire che ci avete difensori a centrocampo, vuol dire semplicemente che sono più aggressivi. Poi è chiaro che sono un po' più alti, ma sono più aggressivi. E a me sto parametro 90 quest'anno, non lo so, ma non me la racconta giusto. È come se costo 90 fossero molto aggressivi in mezzo al campo, ma poi quando si schiacciano sono invalicabili. Quindi io vi consiglio di mettere la profondità a 90. Poi lo sa, 90 è sempre un numero che ci piace. Scherzi a parte, fondamentale secondo me questa accoppiata 45-90 per quanto riguarda la difesa. Per quanto riguarda invece l'attacco, costruzione della manovra su equilibrato, perché non ci importa palla lunga, manovra veloce eccetera. Questo è un modulo che posso decidere io come giocarlo, se giocarlo in ripartenza o se giocarlo andando a costruire l'azione con calma. Mentre la creazione delle occasioni, passaggi diretti, perché con passaggi diretti i giocatori fanno i giusti inserimenti, quelli che piacciono a me, e di conseguenza facendo in questo modo me la riesco a gestire perfettamente. Ampiezza 45, perché stesso discorso per quanto riguarda la difesa, questa è una squadra che è abbastanza bilanciata sul campo, è abbastanza aperta per con la posizione del COS e del COD, però per evitare che tra i nostri giocatori chiave si vengano a creare delle distanze inadeguate, cerco di tenerli abbastanza compatti in maniera che gli scambi veloci lì davanti vengano naturali. Giocatori in aria invece utilizzo 4, in maniera tale che con 4 i giocatori fanno i giusti inserimenti ma non mi partono, perché io voglio fare tanto giro palla e aspettare il momento giusto senza avere troppa densità all'interno dell'area di rigore. Angoli e punizioni, il canonico 1 per evitare i fastidiosissimi contropiedi sulle palle da fermo. Sulle istruzioni invece partiamo da dietro, chiaramente i difensori centrali li lasciamo così, mentre sui terzini andiamo ad applicare resta dietro in attacco, onde evitare che già ci abbiamo la difesa a centrocampo o comunque una difesa molto aggressiva. Se andiamo a perdere palla, i terzini malaguratamente sono saliti, è finita, ci abbiamo buchi da tutte le parti, quindi resta dietro in attacco. Una variazione che potreste fare sul tema, se volete un terzino che vi aiuta, lasciare uno dei due su equilibrato e mettergli sovrapponiti, piuttosto che farlo con entrambi, perché altrimenti appunto ci avete la situazione lì dietro un po' troppo ballerina. Però io utilizzo resta di un attacco su entrambi. Per quanto riguarda invece i due mediani, allora su quello più difensivo utilizzo resta di un attacco e copri al centro, in maniera tale che sta bello piazzato davanti la difesa, nessuno gli dice niente e va a trebbiare gli avversari. Per quanto riguarda invece l'altro, quello box to box, quello con più qualità, gli metto sempre copertura al centro, così si compatta insieme all'altro, ma gli metto attacco equilibrato, perché questo centrocampista qua deve essere il mio uomo in più della manovra offensiva. Non ti dico che salirà sempre, ma se voi siete bravi a farlo partecipare alla manovra, diventa una specie di trequartista in mezzo a quei quattro là davanti, ed è un raccordo centrale, perché i due esterni, passando poi per quel centrocampista, sarà uno dei giocatori che maggiormente imbucherà le due punte e farà una valanga di assist. Poi, passando al COS e al COD, andiamo ad applicare banalmente entra in area per il cross su entrambi, senza resta rientra in difesa, perché dovete essere voi a tirarveli in difesa. Se fate fatica a fare questo movimento di selezionare l'esterno e rientrare, mettete rientra in difesa, ma comunque ve li dovete andare a selezionare voi per fare pressing, perché il pressing da solo non lo fanno. Per quanto riguarda invece i due attaccanti, molto banalmente rimani centrale, inserisci alle spalle. Questo anche per me è centrale quest'anno, perché il rimani centrale e l'inserisci alle spalle permette ai due difensori di andare a rompere le scatole ai due difensori centrali avversari, che quindi saranno impegnati nella marcatura dei nostri due attaccanti, e si verrà a creare l'uno contro uno esterno terzino, che poi con uno scarico magari col centrocampista che arriva fuori crea superiorità numerica e mette in crisi l'avversario, che non sa più dove deve andare a marcare. Quindi questo per quanto riguarda le istruzioni.
Quindi raga, per questo video è tutto. Fatemi sapere che ne pensate di questo modulo, se già lo usate o avevate intenzione di riutilizzarlo anche quest'anno, perché è comunque uno dei moduli più gettonati di sempre. Io vi ricordo che sono live tutti i giorni sulla piattaforma Viola. Sono il vostro Liberoschi. Ciao!